Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Questo Arte 24 è un Arte 24 importante, almeno per me. Mi trovo nello studio di Pinuccio Sciola assieme ad altri amici. E non sono qui per vedere dov'è la verità. La verità ce l'ha il Papa, infatti è infallibile, e ce l'ha anche l'onorevole Rumor, però non ce la vuole dire. Persone come me, come Pinuccio Sciola, in tasca non hanno verità ma problemi. E su questi problemi abbiamo l'abitudine anche di scannarci. C'è stata, infatti, qualcuno lo ricorderà, una polemica molto feroce, però civile, tant'è vero che oggi mi trovo qui a San Sperate a bere assieme a Pinuccio e ad altri compagni. Quindi niente verità, niente, ma problemi. Ho incontrato Pinuccio in una galleria e è stato un incontro molto piacevole, perché io stesso, per quanto non avessi dubbi sulla sua civiltà, avevo qualche perplessità, qualche reticenza, era una questione di timidezza. Sono lieto di trovarmi qui e di discutere con Pinuccio i suoi problemi assieme ai miei. Tu cosa ne pensi, Pinuccio? Ecco, lo tengo io così. Non va bene, sì. Ma io penso che i problemi non siano solamente miei e tuoi. Questi sono problemi di tutti. E dal momento che qui ci troviamo con tanti altri compagni, sono delle cose che dobbiamo discutere tutti insieme. Non possiamo continuare ad alimentare delle polemiche personalizzando, come tanta gente vorrebbe, in modo da evitare i problemi di fondo. Quindi direi che veramente, a seguito delle polemiche che ci sono state dal dopo biennale, siano stati un momento importantissimo, non soltanto per noi in quanto direttamente interessati, ma per tutto quello che riguarda proprio il rapporto civile che ci deve essere, non soltanto tra artisti, arte e gente, ma veramente intanto tra uomini. Per riprendere così un po' da lontano quello che è stato per noi, dico per la comunità di San Sperate, e il fatto di Venezia, è stato un momento importantissimo e lo stiamo vivendo tutti i giorni noi, naturalmente ampliando le nostre possibilità. Ma anche questo fatto, ecco, noi non vogliamo che si continui a parlare così del fenomeno di San Sperate, come se certe cose più o meno discutibili si possano fare soltanto a San Sperate. Che è la cosa più assurda questo, perché noi siamo come gli altri, non c'è niente che ci differenzi, solamente forse abbiamo superato un certo momento di timidezza o di affrontare dei problemi. E dico, un'esperienza importantissima è proprio di ieri, della rappresentazione all'università, alla facoltà di lettere occupata, di due rappresentazioni di due gruppi differenti qui di San Sperate. A questo possiamo tornare quanto prima, in quanto ci sono anche i diretti interessati anche a queste rappresentazioni. Volevo dire che questi rapporti, che questi dibattiti sulla cultura, sull'arte in particolare, debbano essere più vivi, e quello che dovremmo fare tutti è quello di cercare di coinvolgere quanta più gente possibile. Per fare questo, qui a San Sperate, finalmente siamo riusciti a organizzare una cooperativa culturale. Una cooperativa che intanto abbracci tutte le varie attività che noi stiamo portando avanti già dal 68. Ma non vogliamo limitare questa a San Sperate, per cui questa cooperativa è aperta a tutte le iniziative culturali che possono, che nascono qui in Sardegna in particolare. Ecco, cosa prevedi? L'intervento di chi prevedi? Vorrei farti una domanda provocatoria, visto che possiamo parlare con tutta tranquillità. Pensi che si articolerà secondo spinte, diciamo così, spontanee, nel senso che la gente ha certi bisogni, quindi bisogna realizzarli, oppure pensi che in qualche modo, almeno dal punto di vista tecnico, dal punto di vista degli strumenti, sia necessaria la presenza di qualcuno che imponga, lo dico tra virgolette, imponga,
certa utilizzazione degli strumenti. Forse è il caso di che tu racconti questa storia della gallina, poi preciso molto meglio quello che voglio dire. No, io tralascio per un momento il fatto della gallina, però voglio sottolineare il fatto dell'importanza della cooperativa. La cooperativa che intanto, ecco, contrariamente a quello che è stato finora, che noi abbiamo fatto, ma diciamo che non siamo mai riusciti a scrivere due righe di quello che abbiamo fatto, per cui forse non abbiamo mai avuto neanche il tempo o la capacità di analizzare quello che abbiamo fatto. Il fatto della cooperativa dovrebbe intanto gestire anche questo giornale che stiamo facendo, che non è limitato all'ambito del San Sperate, ma affronta i problemi a livello regionale. Quindi non limitato qui e con tanta collaborazione dall'esterno. È chiaro, per un giornale non puoi improvvisare solamente, ma devi utilizzare delle strutture che rimangono e sulle quali puoi dibattere. Un altro fatto molto importante, oltre alle rappresentazioni teatrali che stanno portando avanti questi compagni, che secondo me sono estremamente importanti, è il fatto di localizzare certi fenomeni, certe iniziative che sono state portate avanti qui a San Sperate. Infatti, in un locale che stiamo riadattando, è nostra intenzione organizzare una scuola. Una scuola, naturalmente, che non possiamo portare avanti noi solamente così, perché le nostre esperienze così sono sempre state abbastanza così improvvisate. Ma a questa scuola, ecco, noi chiediamo veramente l'apporto di quanta gente è veramente addentro dei problemi. E siccome qui in particolare ci interessiamo ai problemi, ecco, della pittura, dell'educazione dei bambini, eccetera, ecco, una mia idea è quella di poter realizzare una specie di mini accademia in questa scuola, cioè prendere i bambini dai 6 massimo ai 12 anni, dico, con un'idea molto molto vaga che però sarebbe bello poter realizzare se ci sarà l'apporto di quanti più di noi possono contribuire. Così pensare a una specie di piccola Bauhaus nel 77. E questo penso che sia un punto molto importante per poter continuare discorsi che abbiamo accennato e che non rimangono soltanto appunto nell'ambito di San Sperate. Sì, e a questo punto mi pare che la domanda che ti volevo fare ha avuto già una risposta. Cioè mi pare di capire che c'è stata una prima fase, San Sperate è emblematico da questo punto di vista, dove voi avete cercato, riuscendoci per dire la verità, di motivare la gente, cioè la gente ha finito con l'aver bisogno di certe cose. Adesso si pone un problema, diciamo così, tecnico, un problema didattico, cioè è importante, visto che la gente ha bisogno di certe cose, è importante l'acquisizione degli strumenti. Quando tu dici una piccola Bauhaus riservata a bambini, ragazzini dell'età scolare, l'età dell'obbligo, evidentemente stai pensando a un tipo di scuola diversa, a un tipo di scuola dove questi bisogni che voi avete creato con tutte le cose che avete fatto, con tutta la gente che avete portato, con tutta la gente che avete messo in moto, eccetera, ecco, cercare di dargli forma strumentale, cioè rendersi coscienti di come si utilizzino questi strumenti stessi. È questo che volevi dire. Ecco, adesso vediamo un po' questa storia della cooperativa. Com'è che organizzate la cooperativa sia sul piano finanziario sia sul piano dell'intervento degli addetti ai lavori, voglio dire, no? Non so, per quanto riguarda la pittura, la messa a punto della strumentazione necessaria che superi la prima fase, che è quella della spontaneità, cioè bambini che escono da una scuola elementare cagata, no? E che invece devono possedere strumenti che la scuola elementare cagata non gli ha mai dato, no? Ecco, com'è che pensate di organizzare questa cooperativa? A chi pensate di rivolgervi? Primo, per ottenere soldi; secondo, per ottenere anche operatori culturali. Ma noi ci siamo uniti in cooperativa proprio per questo fatto. Noi dal 68 che stiamo lavorando, ma non abbiamo mai avuto 5 lire di contributo da qualsiasi ente o dal comune, dal quale invece abbiamo avuto denunce.
Però adesso è veramente tanta la mole del lavoro che abbiamo in mano, per cui non possiamo continuare così a improvvisare. Per esempio, è necessaria una segreteria, perché uno degli scopi, ecco, di questa cooperativa è quello di mantenere contatti con tutti i centri culturali che esistono in Sardegna. Cioè, noi sappiamo che continuamente così nascono e purtroppo muoiono moltissimi gruppi che così nascono perché appunto non hanno dei contatti con altri centri. Quindi una segreteria è importantissima e quindi una persona che lavora a tempo pieno e che va pagata. Ora, organizzandosi cooperativamente, noi pensiamo che si possano trovare diverse fonti per dei contributi. Dico, se pensiamo che la cooperativa Teatro Sardegna solamente si interessa di teatro e riesce ad avere un contributo di oltre 10 milioni all'anno, dico, noi che ci interessiamo a diverse cose, dico, dal giornale a diverse compagnie teatrali, e non ultimo il fatto della scuola. Una volta risolto, ecco, perché noi pensiamo intanto lavorare così di autogestirsi, per esempio con pubblicità sul giornale, per esempio, trovare possibilità di fare dei poster e così di trovare anche altri artisti che possano collaborare, così fare delle serigrafie, quindi vendere e fare entrare più direttamente anche dentro le case queste cose. E un altro fatto importante appunto è l'apporto che possono dare le compagnie teatrali, perché dico, lavorando anche negli altri centri riescono sempre ad avere delle possibilità. Il fatto della scuola, che io ritengo sia uno dei punti più importanti, ora non sappiamo quali saranno le possibilità di contributo in questo senso, ma più che un contributo in soldi, io penso che si possa trovare un grosso contributo da persone specializzate. Dico, non ultimo Tonino Casula ci potrebbe dare una mano proprio per la sua esperienza didattica, tutte le cose che sta scrivendo noi lo sappiamo benissimo. Però ecco, già abbiamo tutta una serie di cose e contatti a livello internazionale, per cui non sarà una scuola così con un orario così imposto, ma se un domani arriva una compagnia teatrale, per esempio, si può organizzare tranquillamente un seminario di alcuni giorni su quel tipo di lavoro che viene portato. Ecco, se fra un 15 giorni, come mi hanno scritto, tornano questi ragazzi cileni con la calesita, allora si può fare anche un corso di marionette. Ecco, aprire veramente tutte queste cose a tutti gli apporti che ci possono venire da fuori. Ecco, quindi superato l'aspetto, diciamo, economico, non ho ancora capito chi dovrebbe erogare questi contributi minimi, forse la regione, non so. A dire la verità non lo sappiamo ancora, e proprio ieri abbiamo fatto una riunione qui per stabilire una commissione che debba studiare proprio tutte le leggi della cooperazione, vedere un po' in che modo, perché l'altro ieri era qui il vicepresidente della Lega delle Cooperative, e lui ha detto che avrebbe fatto di tutto, sicuramente tornerà qui entro 15 giorni con Cesare Zavattini, che è il presidente della Lega, tra l'altro. E lui raccontava che ci sono tante cooperative che riescono a tenere dei contributi. Noi stiamo ancora studiando. Cioè, l'importante però è che si sia arrivati a questo punto di unirsi, dico, anche il nome della cooperativa Impari è significativo, perché noi vogliamo lavorare insieme e non soltanto limitatamente al gruppo di San Sperate che ha promosso certe cose, ma noi vogliamo veramente la collaborazione di quanti più di noi possano contribuire a queste cose. Comunque hai delle fondate speranze di avere questi contributi? Cioè, abbiamo lavorato sempre con delle grosse speranze, per cui questo non è che ci fermi. Ecco. No, t'ho chiesto questo perché mi pare preliminare a qualunque attività. Tu dicevi... Secondo noi non è così preliminare, perché ripeto, noi è dal 68 che stiamo lavorando senza un soldo. Per quanto è possibile, ecco, è un'esperienza te la posso raccontare immediatamente. Ieri, discutendo per l'iscrizione della cooperativa e per la nuova iscrizione della nuova testata del giornale, abbiamo fatto i conti e ci servono più di 1.200.000 lire.
da reperire entro 20 giorni, questo al più tardi. Dico, è chiaro che non puoi pretendere che qualsiasi ente ti possa dare in 15 giorni qualsiasi cifra, nel modo più assoluto. Allora, escogitando queste diverse cose, siccome ci troviamo qui a San Sperate e siamo ormai forti di certe esperienze, tipo la vendita delle pesche che abbiamo organizzato quest'estate, allora si è pensato così, siccome noi siamo molto legati alla realtà del posto, e proprio parlandone con diversi produttori, e tutti sono disposti a darci due o tre cassette di arance, per cui è nostra intenzione organizzare quanto prima, pensiamo entro la festa di San Giuseppe, una festa delle arance. Dico, basta andare a raccogliere negli orti, che quest'anno tra l'altro c'è una grossissima produzione, e venderli a 50-100 lire quando c'è tanta gente che tanto lo sta desiderando, non lo può comprare al mercato. Dico, questa intanto è una fonte nella quale possiamo attingere e avere possibilità anche di iniziare queste cose. Sì, la mia voleva essere però un'obiezione un po' provocatoria. L'esperienza di San Sperate tanto più è valida quanto più è estensibile. Cioè, nel momento in cui la reperibilità di fondi, per esempio, è legata a situazioni contingenti, diciamo così, all'iniziativa privata di sinistra, no? Tanto più diventa inestensibile in una società che è capitalistica, invece, no? Cioè, noi facciamo delle proposte, noi, adesso mi sono unito a te, no? Noi facciamo delle proposte di tipo didattico che sono diverse da quelle che le strutture pubbliche ti danno. Le strutture pubbliche ti danno una scuola che non funziona, tu proponi una piccola Bauhaus che è diversa, molto diversa. Allora, tanto più funziona questa proposta, quanto più è estensibile metti a Settimo Milanese, o a Canicattì, o a qualunque centro dell'Italia. Cioè, il problema diventa politico. Cioè, io ho questo sospetto, che se tante persone come te sostituiscono all'intervento della collettività organizzata, allo Stato, l'iniziativa di singoli volenterosi, tantomeno la cosa diventa istituzionale, tantomeno la cosa sostituisce i programmi della scuola e diciamo anche la mentalità degli insegnanti, tutti questi problemi. Cioè, per quanto ti riguarda, per le cose che hai fatto, per la notorietà di San Sperate, per questa vivacità che è innegabile, questo sostituirsi alle strutture pubbliche, alla scuola, tanto per essere precisi, diventa probabilmente, e vorrei appunto che mi dicessi come la pensi, diventa un alibi per il sistema, il quale dice: noi abbiamo le strutture che funzionano in un certo modo, la scuola che funziona in un certo modo. Poi ci sono gli sciola italiani, gli sciola di San Sperate, ma gli sciola anche di Canicattì, che risolvono gli altri problemi. Allora, siccome a me sembra un'operazione didatticamente molto importante, bisognerebbe trovare il modo per istituzionalizzare la cosa, per sostituire i vecchi programmi con nuovi programmi, le vecchie idee con le nuove idee. Ecco, da questo punto di vista, cioè, quali prospettive hai? A quali forze politiche pensi di legarti, per esempio? Oppure a quali forze didattiche? Perché anche qui si può parlare di forze didattiche, abbiamo una serie di insegnanti che sono orientati in un certo modo, per esempio, no? Perché la cosa diventi generalizzabile, perché la cosa si possa fare anche a musei, perché la cosa si possa fare anche a Gonnesa, dove ti pare. Cioè, una cosa facile da acquisire. Come oggi è facile da acquisire che i ragazzini entrati a scuola devono prima di tutto fare la preghiera, per esempio. Questo è scritto per legge. Ecco, come sostituire a questa mentalità una nuova mentalità, che è quella che tu esponi, che io condivido in pieno, e che però deve fare i conti con una situazione politica. Fino a che punto tu credi che sia matura? Perché non dico i democristiani, non dico Andreotti, ma perlomeno i compagni si facciano portatori di questa
di questo nuovo modo di educare la gente, di coinvolgerla nei problemi. Non so se forse sono stato un po' confuso. No, ma intanto non credo che noi possiamo così da un giorno all'altro così cambiare certe istituzioni, questo nel modo più assoluto. Intanto sono delle cose che bisogna discutere più a fondo. Tu giustamente metti il problema di generalizzare certe cose e non mantenerle a livelli di paese e risolvere così tra pochi. Solo perché c'è Pinuccio Sciola e non altri. Appunto. Ma, ed è per questo che il fatto della cooperativa per noi è estremamente importante, perché noi abbiamo una serie di esperienze più o meno discutibili. E personalmente tanti insegnanti, per esempio, sono venuti a chiedermi delle cose, come riesco a coinvolgere non solo i bambini, ma con tutti gli amici che sono sperati, e coinvolgere tutta la popolazione. Io penso che per questo non è che si debba cambiare, che si debbano cambiare le leggi così a priori, perché se manca, come purtroppo in tanti posti manca, il rapporto umano, non è che si possa, che le leggi possano cambiarle se manca questo rapporto. Dico, se noi siamo vivi dal 68 e se continuiamo, e tante cose che stiamo facendo adesso veramente non le avevamo pensate prima, ma sono nate così proprio dal diretto rapporto con la gente, noi pensiamo che tante cose potranno cambiare se si riesce a instaurare intanto un rapporto diverso con la gente. Perché, ecco, questa domanda che è un po' molto più ampia mi hai posto tu, me la chiedono molti anche a Cagliari, per esempio. Come è possibile a Cagliari fare certe cose? Io sinceramente non so dare una risposta, che d'altronde vedo difficilissima. Perché? Perché intanto non si conoscono, dico, neanche quello che abitano nello stesso pianerottolo nella città. Qui, se è stato possibile fare certe cose, è perché non solo ci conosciamo, ma abbiamo dei rapporti costanti di qualsiasi cosa. Noi, per esempio, come centro di cultura, noi non abbiamo mai pensato di interessarci unicamente ai problemi dell'arte o della cultura. Noi siamo presenti per affrontare i problemi dell'acqua, per affrontare i problemi della frutta, eccetera. È così, la gente è con noi e noi siamo con loro. Io penso che non ci sia bisogno di un Pinuccio Sciola o di una comunità come quella di San Sperate per far cambiare certe cose. È chiaro che però bisogna combattere certi mezzi di propaganda che hanno isolato la gente così dentro il televisore. E quindi, ecco, tu giustamente dicevi per il fatto di istituzionalizzare certe cose. E qui in Sardegna abbiamo per esempio delle possibilità molto remote, se vogliamo, e mai sfruttate, quelle di che chiunque può proporre delle leggi. Così, con la raccolta delle 5.000 firme, si possono presentare alla regione delle leggi, e noi stavamo pensando qui, proprio perché non vogliamo limitare queste cose e sentiamo il problema di generalizzare certi problemi, e vedere di presentare una proposta di legge sulla tutela dei piccoli gruppi culturali, che evidentemente, se nascono, hanno bisogno di vivere questi, che però per mancanza di strutture, di rapporti, questi muoiono continuamente. Cioè, istituzionalmente non c'è nessuna struttura che possa tutelare questi gruppi, soprattutto dai 14 ai 18 anni. Ora, noi stavamo pensando di promuovere una cosa del genere. È chiaro che non la possiamo fare soltanto noi, ma a questo io penso che se si insiste e che siamo stati costretti ad isolarci così, ma penso che ci sia tanta gente che ci possa aiutare a stendere certe cose e poi mobilitare la gente anche per questa raccolta delle firme. E il fatto della cooperativa, dicevo prima, noi non abbiamo mai scritto una riga, quindi non abbiamo mai potuto neanche analizzare quello che abbiamo fatto, però certe esperienze penso siano significative, e non soltanto per San Sperate. E se noi riuscissimo domani a fare tutta una serie di pubblicazioni, di esperienze così, penso che possano essere di esempio, come lo sono tanti altri libri. Dico, soltanto così penso che noi potremo veramente dare un contributo fuori da San Sperate e anche fuori dalla Sardegna. Finora siamo veramente rimasti chiusi così, magari macinandoci le nostre cose, e come da sempre ha fatto il sardo, soltanto parlare e non ha mai scritto niente. Sì, vediamo un po' di ipotizzare le situazioni come potrebbero verificarsi in un futuro.
Diamo per scontato che si raccolgono le 50.000 firme, i piccoli gruppi vengono tutelati. Da parte tua c'è una sorta di ottimismo per cui i gruppi nascono sempre e solo a sinistra, dunque nel momento in cui vengono tutelati viene tutelata la sinistra, intendendo per sinistra quella falangia di persone, di cittadini che vogliono cambiare il mondo, no? Non credi che si pongano dei problemi di tipo tecnico, per cui la definizione del piccolo gruppo diventa problematica di per sé, per cui si finirebbe, io ho in mente i preti per esempio, no? Che lavorano molto bene da questo punto di vista, i quali potrebbero costituire 5.000 gruppi contro i nostri 2 o 5, per cui tanti soldi verrebbero per legge erogati una volta di più ai preti, una volta di più ai nostri avversari. Ma indubbiamente certi pericoli ci sono, però ciò non toglie che non si debba avere dell'ottimismo quando si propongono delle cose nelle quali noi crediamo. È chiaro che intanto questa l'ho lanciata così un po' come idea, e che va prima di tutto dibattuta, prima di essere scritta. Dico, noi abbiamo tutta una serie di cose, è chiaro che in là possiamo vedere, però così molto offuscato, io sinceramente tante cose chiare non le vedo. No, però... scusami se ti interrompo, il mio problema è, io sono uno sporco revisionista, sono legato a un partito che probabilmente prenderà il potere prima o poi, oppure sarà coinvolto e responsabile o complice, se vogliamo, di un potere. È una mia scelta, vabbè, non la discutiamo. Cioè mi sembra che tutte queste idee sono molto belle in una società di ingiusti come è quella nostra, una società di ingiusti dove però esiste una possibilità ipotetica, falsa, di libertà e di uguaglianza. Per cui si dice, guardate, a San Sperate, un paese di contadini, avvengono certe cose. Dunque il nostro è un sistema che funziona. No? Che motivo c'è di cambiarlo? No? Dimenticando che ci sono spinte dovute all'iniziativa di singoli, che sono sempre però funzionali a questo tipo di società. Diciamo l'iniziativa privata, come dicevo prima, di sinistra, no? Allora tutto funziona bene per il sistema, non c'è motivo di cambiarlo. A Canicati avete bisogno di cambiare? E beh, cercatevi il vostro Pinuccio, no? Io la vedo in maniera molto più legata alla rigidità della burocrazia, alla rigidità dell'iniziativa non tanto del singolo quanto della collettività, che deve però fare i conti con una media di esigenze, diciamo così, no? Ecco, a questo punto mi scappa via tutto di mano. Cioè, anch'io così istintivamente sono con te, vorrei fare tante cose, mi piacerebbe fare tante piccole Bauhaus, vorrei muovermi proprio per realizzare più in fretta che è possibile tutte le mie aspirazioni, i miei sogni, eccetera, no? Però di fatto mi trovo davanti a una serie di remore che sono intanto dovute al sistema che organizza se stesso in un certo modo, funzionale agli interessi di alcuni, no? Ma anche diciamo remore che sono dovute al fatto che quelli che dovrebbero stare con me, nel senso che appartengono alla mia classe, di fatto fanno il servizio al sistema stesso. Allora, per uscire da questo inghippo, il problema che io mi pongo sempre è quello di vedere in che modo è possibile mediare, mettere a punto, no, le esigenze, adesso uso una parola grossa, rivoluzionarie, no? Di gente come me e come te che pensa a un mondo diverso, più giusto, eccetera, con le esigenze di tutta quella gente che invece pensa a un mondo che è quello che è, che bisogna conservare, statico, tutto al più aperto anche a iniziative di questo tipo, che servono poi a rafforzarlo, a giustificarlo,
a dire qui avviene di tutto, persino questo, no? Ecco, questo è un grossissimo problema per me. Io non sono mai riuscito a capire come se ne possa uscire, salvo a pensare che tutte queste istanze diventino istanze generali, cioè quelle di San Sperate, come quelle di Pompu, come quelle di musei, hanno questo tipo di esigenze. Però questo tipo di esigenze non è che nascano così, perché sono nella gente. La gente è stata abituata a subire, la gente è stata abituata a pagare. Quindi questa coscienza, no, di questi diritti non è che sia già nella gente, bisogna in qualche modo promuoverla, bisogna in qualche modo, diciamo, fare quello che tu hai fatto. Scusa un momento, devo girare il nastro. Allora, il nastro è stato girato col disturbo di un aereo. Un compagno mi diceva: ma come, non erano in sciopero? È una cosa dell'estate scorsa questa. Vabbè, riprendiamo un po' questo discorso. Io dicevo: in che maniera si può passare la mano, in che maniera i Pinuccio Sciola devono sparire, nel senso che è la gente che chiede giustamente delle cose. E la mia ipotesi è che debbano intervenire le istituzioni pubbliche, lo dico certo senza molta speranza, per esempio la scuola. Ecco, c'è un compagno qui che voleva dire la sua da tempo, noi non siamo riusciti a farlo parlare perché abbiamo monopolizzato un po' in maniera troppo violenta questa cosa. Sarebbe ora di passare ad altri. No? No, per dire la verità, quei compagni ce ne sono tanti. E dico, per dare una risposta a questa diciamo, domanda che hai fatto te, innanzitutto è significativo che la nascita di questa cooperativa, no? Dove fa parte anche Pinuccio Sciola. E diciamo che ce l'ha suggerita, dico siamo in 4 anni che noi diciamo, stiamo prendendo lo spunto di una cooperativa. Cooperativa di che genere? Come oggetto? Ecco, come oggetto ha le stesse cose che in tutti questi anni noi stiamo cercando di portare avanti, cioè innanzitutto che gli ascoltatori di questa trasmissione, forse diciamo è stata un po' monopolizzata tra Casula e Sciola, e non sappiano alcune cose di San Sperate, perché non tutti dico conoscono San Sperate sotto certi aspetti. E allora diciamo che se noi in tutti questi anni siamo ancora in piedi, come appunto si ribadiva, è che da un primo momento, cioè come gruppo sortito così alla spedizione moresca di Venezia, no? Perché si è ripetuto anche questa cosa qui, no? Cioè quando è nato qui il gruppo, diciamo, il Paese Museo nel 68, si è ripetuto a livello regionale la stessa questione anche a Venezia, cioè un gruppo eterogeneo come lo era al momento della nascita di Paese Museo. Quindi al ritorno di Venezia c'è nata questa esigenza regionale, quindi che non può essere altro che una cooperativa. Una cooperativa che va verso dove? Verso intanto quella che è una spinta naturale, cioè una necessità. Una necessità intanto di non mortificare i gruppi di base che nascono e muoiono, anche vengono mortificati proprio per l'esigenza di uno spazio vitale, dico anche per la mancanza di una stanza dove riunirsi, in quel di Pompu, in quel della Trecenta o quel di San Luis, non so dove, cioè in tutti gli altri posti. Qui a San Sperate siamo ancora in piedi, e ripeto, scusate se sono un po', se salto un po' di palo in frasca, perché non ho la capacità di stare sul discorso, perché appunto dall'artistico in cui diciamo abbiamo rischiato, rischiamo di isolarci, quali appunto tu ti riferivi prima con il discorso, sì, ci abbiamo la libertà anche di far questo, quindi il sistema ci permette anche di creare degli Sciola, ma non di attaccarlo nelle sue cose in cui diciamo vorrebbe tenere ancora il piede. Appunto, scusa un po', mi sono un po' st-
stavo parlando, cioè, alla risposta della cooperazione, no? Cioè, mentre noi, diciamo, i primi tempi, con tutta la venuta delle persone che hanno, diciamo, contribuito qui a San Sperate, sia l'abbellimento più o meno artistico, con le cose discutibilissime che ci sono, quando però ci siamo accorti che dovevamo entrare anche nel sociale, ecco, è questo il punto vitale che ci ha permesso di stare ancora in piedi. Cioè, siamo entrati nel problema reale. E quindi questa spinta, cioè il successo che ha avuto qui del nostro gruppo, ci spinge anche che sia fattibile, cioè possibile anche a livello regionale, perché no, non nazionale. Cioè, quello dell'artista organico. Sì, il problema è sempre quello che proponevo io. Cioè, fino adesso io condivido in pieno, intanto devo premettere questo, condivido in pieno tutte le iniziative. Il problema diventa politico nel momento in cui hai Pinuccio Sciola, cioè le persone, a te, a tutti i compagni che collaborano a queste attività, si deve sostituire, diciamo, la mano pubblica. Cioè, ti faccio un esempio. Nelle scuole elementari è ancora scritto che i bambini, appena entrano a scuola, devono fare la preghiera oppure cantare un inno sacro. Questo è scritto per legge. Allora, il fatto che molti insegnanti che non fanno questa cosa e non vengono denunciati dipende da un clima politico che non permette queste cose. Però è scritto per legge. Quindi, al limite, io che non faccio fare la preghiera, che non faccio fare l'inno sacro, potrei avere la denuncia di un genitore legittima, no? Il quale potrebbe dire: lei non assolve al suo compito, lei è pagato per far fare la preghiera a mio figlio, no? Allora, per uscire da questo inghippo bisogna sostituire a questa legge un'altra legge. Questa legge funziona quando ci sono delle forze politiche che la mandano avanti, è evidente, no? Allora, riprendiamo il discorso che faceva Pinuccio. Pinuccio diceva: noi vorremmo che a San Sperate nascesse una mini Bauhaus, cioè un luogo dove bambini si appropriassero di strumenti di indagine, di strumenti di conoscenza molto importanti. Tutto questo nella scuola tradizionale, nella istituzione, non esiste. Esiste Garibaldi, esiste la preghiera, come dicevo, esistono altre cazzate, insomma, però non esiste questa ipotesi. Bisogna farla passare. Allora, a San Sperate questa cosa potrebbe passare, perché c'è un passato, c'è una tradizione, c'è tutta una serie di attività che hanno sensibilizzato la gente. Spostiamoci invece a musei. A musei ci sono persone come San Sperate, un paese contadino come San Sperate, dove però la gente ha ancora in mente, mettiamo il problema del pezzo di carta. Studia figlio mio, da grande farai l'ingegnere, però non capisce che da grande farai il disoccupato, per esempio, no? Ecco, è pensabile che anche a musei, ma di musei ce ne sono milioni, forse milioni no, ma comunque molte migliaia in Italia, è pensabile che musei si liberi da questo peso, da questa cappa, no? Sperando che venga fuori il Pinuccio Sciola di musei, cioè l'iniziativa privata di sinistra, come dicevo prima. In che maniera è possibile fare in modo che diventi un costume, che diventi una necessità di tutti? Io dicevo che molti degli avversari contro i quali dobbiamo batterci non sono soltanto i padroni, i quali hanno interessi ben precisi e, diciamo, anche leciti dentro questa società, no? Molti degli avversari sono anche i poveri, sono anche quelli che vengono fottuti da questo tipo di sistema. È un'operazione grossissima, è un'operazione veramente frustrante. Io ho fatto anni di scuola sperimentale facendo, anche col permesso del ministro, cose diverse, cose contro il sistema, no? Beh, chi ho avuto contro sono i genitori. E non parlo dei genitori ricchi, che avrebbero avuto tutti i diritti a venirmi contro. Parlo dei genitori poveri, di disgraziati come me, cioè di quella classe alla quale noi apparteniamo. Cioè, si pone questo grosso problema, no? Politico. Cioè, dico, in che modo
riusciamo a mettere dentro questo nostro problema, questa necessità di cambiare il mondo, di renderlo più giusto, di renderlo più funzionale alle esigenze di una classe che è stata sempre deseredata. In che maniera riusciamo a farlo? A quali forze politiche ci rivolgiamo? Cioè, questo è un grosso problema, no? Io vi dicevo, sono uno sporco revisionista, sono comunista, sono militante del PC dal 48, quindi viziato, non lo so, forse probabilmente fottuto per sempre, però il problema me lo pongo: come uscire da questa cosa? Perché da soli, con l'iniziativa dei singoli, secondo me non si riesce. Secondo me si fa il servizio dell'imprenditore libero, il quale dice: così come io riesco a fare soldi in questa società, tu riesci a fare idee. L'importante è che ci sia qualcuno che liberamente, individualmente, si ponga questo problema. Poi si darà da fare, cercherà i fondi delle regioni, li trova, bene. Cercherà i fondi quotandosi, facendo le cooperative, benissimo. A me non mi fotte, insomma, l'importante è che la cosa funzioni sempre bene, l'importante è che i miei privilegi rimangano quelli che erano, l'importante è che il profitto mi ritorni sempre. Cioè, questo è un grossissimo problema, non lo so se voi vi siete posti questo problema, oppure se pensate che sia sufficiente in centri isolati, ma isole felici, diciamo, no? Come San Sperate, come altri luoghi dove avvengono queste cose, e non vi ponete il problema di generalizzare il problema, cioè di vedere come si può realizzare anche a musei. Io dico musei perché ci ho insegnato 2 anni e so che è un paese arretrato, ma non soltanto per questioni economiche, perché probabilmente queste questioni riguardano anche San Sperate, ma perché non ci sono persone, perché la gente è rassegnata, perché la gente vive da millenni questa situazione, no? Ecco, questa cosa come si può generalizzare? È un grosso, io ve lo chiedo, siccome fate più cose di quanto non ne faccia io sono di quelli che guarda dalla finestra col cannocchiale, va bene? Quindi probabilmente non ho idee chiare, però voi che vi muovete moltissimo, vi agitate tanto, che siete conosciuti dappertutto, cosa proponete sul piano politico, sul piano delle alleanze, delle persone che possono aiutare, delle istituzioni che possono aiutarvi? Cosa proponete di concreto, tanto che ciò che avviene a San Sperate valga anche a musei? Sì, è una domanda che appunto vorrebbe tante di quelle risposte. Cioè, innanzitutto noi possiamo anche diciamo rispondere a consuntivo a questa tua domanda, no? A consuntivo, cioè, dove abbiamo potuto intervenire come gruppo in tutti questi anni, cioè in tutti questi anni dal 68, diciamo, cioè dal 70 in poi, cioè da quando il gruppo è passato da una fase eterogenea ad una fase più omogenea, e cioè quando siamo entrati nel sociale, no? Quindi il gruppo si è diviso per classi, diciamo, ed è rimasto in piedi, diciamo, il gruppo progressista di sinistra, legato, penso che qui, insomma, anch'io ho la tessera del partito in tasca, però non posso fare la politica, imporre la linea del mio partito qua dentro il centro di cultura. Però è chiaro che lavoro in un'area progressista. Quindi, diciamo, se entrare nella logica dei partiti oggi, ed entrare anche, è vero anche che dobbiamo entrare anche nella logica delle lottizzazioni, questo è abbastanza chiaro su tutti i punti, dove diciamo, dall'informazione alla gestione, anche alla nuova gestione della regione sarda, diciamo, no? Dove si dà spazio a questa intesa autonomistica e una logica della lottizzazione, diciamo, più o meno accettata, che tende, noi tra l'altro abbiamo risposto con il nostro giornale, vi prendiamo sul serio, però così fino a quando, cioè, giudicheremo dal punto, cioè da quello che si porta avanti. Ora, ripeto, se dovremmo, cioè per rispondere a consuntivo di tutti questi interventi che noi abbiamo fatto dove abbiamo potuto, proprio perché ci siamo mossi con mezzi nostri,
abbiamo combattuto l'isolamento, cioè questo dell'isola felice di San Sperate, cioè a San Sperate si può fare perché c'è Sciola, negli altri posti non si può fare. L'abbiamo combattuto, è significativo il periodo della guerra dei murales, un telegramma del sindaco Moretti di Ossieri, che dice, caro Pinuccio o cari amici di Paese Museo, se il vostro sindaco è così balordo da contestare i bellissimi murales che voi fate a San Sperate, vi ospito io. Al che abbiamo risposto che no, che non ci andavamo. Che non ci andavamo ad abbellire i muri di Ossieri. Perché non ci andavamo? Perché era una forma di colonialismo, cioè di colonizzazione. Ecco, la libertà ad Ossieri, a San Sperate non si può. Ecco, quindi ulteriore isolamento, ulteriore isola felice. Noi lo contestiamo, l'abbiamo contestato a in tutti i posti dove ci siamo presentati, a Sassari, eccetera. È chiaro che il discorso della sansperatizzazione, se vogliamo chiamarla così, è difficile. Cioè è difficile se noi l'affrontiamo da un certo punto di vista. Mi spiego, che noi vorremmo fare, noi il nostro slogan periodo era fare creare una 10.000 San Sperate. Poi come farlo? Ecco, con chi legarci? Intanto, diciamo, pubblicizzando al massimo quello che diciamo si può fare qua, noi qui non possiamo attendere a quello che sarà un momento regionale, noi andiamo avanti con tutta la nostra, cioè non possiamo stare fermi a questo punto aspettando il momento opportuno, felice, cui diciamo tutto unisce, tutto fa unione. Cioè, siamo un punto di riferimento, modestamente, con tutto quello che abbiamo fatto, ci confrontiamo con tutto quello che si muove, diciamo, per poter cambiare. Siamo aperti a tutti i contributi, sia dei gruppi di base, sia dei partiti istituzionalizzati, sia delle diciamo, istituzioni sociali, con i sindacati, col movimento degli operai. Cerchiamo, dove possiamo, di confrontarci giorno per giorno. Ecco, appunto, però, per confrontarci ci mancano anche certi mesi. Cioè, questo diciamo degli spostamenti, di essere presenti, per esempio adesso ultimamente abbiamo ricevuto delle richieste di partecipazione a Roma, invitati da una cooperativa, a Vespolate, invitati da una scolaresca, quindi una scolaresca elementare, quindi una cosa di scambio. Dico, Venezia era una cosa, cioè il fatto di Venezia che avessero invitato solamente il gruppo di San Sperate con Pinuccio Sciola, noi l'abbiamo rifiutato a priori, che andasse Pinuccio Sciola solamente con la sua arte, con la sua animazione, a rappresentare San Sperate, perché non vuol dire niente portare i murales di San Sperate a Venezia. Abbiamo portato, bene o male, la situazione della Sardegna, se questo diciamo, può essere. Ora si tratta di concretizzare il dopo Venezia, cioè andare avanti su quel terreno lì. Apriamo il dibattito con tutte le forze, diciamo, istituzionali, col movimento operaio, cercando di collegare con chi, diciamo, è disposto alla sansperatizzazione, diciamo, del nuovo corso che dovrebbe prendere la cultura sarda. Ho usato una parola un po' grossa, forse. No, io non vorrei essere polemico e comunque abbiamo già detto all'inizio che queste cose ce le possiamo dire anche con ferocia, non è importanza, servono perlomeno a noi, no? Cioè, a me mi sembra che dimentichi tutto il passato di San Sperate, cioè tu non puoi proporre un modello che ha funzionato, indubbiamente ha funzionato, anche se si può sempre personalizzare, anche se io stesso parlavo di Pinuccio Sciola, forse non dovevo farlo, no? Forse avrei dovuto dare per scontato che Pinuccio Sciola ha passato la mano alla collettività,
tu parli, ma poteva parlare qualcun altro qui, dei tantissimi compagni presenti. Questo è un modello acquisito dopo una serie di iniziative che sono nate per situazioni contingenti, che sono il risultato di una sensibilizzazione che ormai dura da tanti anni. Cioè, come fai a spostare questa esigenza, che pure esiste nella gente, perché San Sperate l'ha dimostrato, no? Come fai a spostarla, torno a dire, a musei? Se a musei non c'è questa persona, non lo so, a me sembra, forse il discorso mio è molto confuso, no? Anche perché, ripeto, sono uno di quelli che stanno dietro le persiane, però mi sembra che preliminare a tutto sia il possesso di strumenti, e attraverso gli strumenti che ci si rende sensibili, no? Queste cose non sono mai avvenute. La gente è imparata a pagare, la gente è imparata a subire, la gente è, diciamo, quella che è, San Sperate è un conto, musei un altro, perché la cosa diventi istituzionale, diventi fatto civile. Non so, adesso mi viene in mente il problema dello zio Tom, dello schiavismo in America, no? È un problema che si è posto dopo che la gente ha cominciato a ribellarsi, però non possiamo dimenticare lo zio Tom, cioè tutte queste persone disponibili al sistema americano, dove gli schiavi erano una cosa, i padroni erano un'altra cosa. Queste cose noi le abbiamo in Italia, noi abbiamo un paese che è borbonico, abbiamo un paese che è fatto di imbroglioni, è fatto di gente che vive sulla furbizia, tanto più uno è furbo quanto più è apprezzabile, tanto più uno evade le tasse tanto più è apprezzabile. Cioè abbiamo un paese di magliari, questo nella generalità. Questo non vuol dire che, ovviamente non sto facendo un discorso razzistico, no? Questo non vuol dire che la gente sia così, però sta di fatto che la cultura che ha alle spalle è questa, è la cultura dei Savoia, è la cultura della Chiesa, è la cultura dei Borboni, è la cultura di tutta questa gente che ci ha insegnato a fottere la gente, a fottere il nostro prossimo, no? Ecco, questa è la situazione che viviamo tutti i giorni. E cavolo, uscire da questa situazione è un problema sociale, è un problema civile. Un problema civile non è che si risolva con l'iniziativa di pochi. Noi siamo stanchi di Gesù Cristo, no? Siamo stanchi di martiri, di gente che si fa mangiare dai leoni, per cui dopo tanti secoli si capisce che bisogna essere fratelli, no? Siamo stanchi di queste cose. Noi vorremmo ottenere immediatamente, in fretta, perché le abbiamo capite queste cose, vorremmo ottenere delle cose. Cavolo. Ma anche da quello che ho capito, anche gli autonomi all'università questi giorni vogliono ottenere in fretta, però non sanno neanche che cosa. Noi abbiamo iniziato nel 68 così, ecco, posso dire così che ho iniziato da solo, con uno che mi ha aiutato a caricare sulle spalle una pompa di calce. Oggi a San Sperate io non riesco più a tenere il conto quanti siamo. Continuamente vengono dei ragazzi di fuori a chiederci intanto di avere un legame stretto e a sapere e avere una collaborazione continua. Ci siamo mossi di qua a Venezia, lo stava accennando prima Nino, e bene o male, coinvolgendo tanta altra gente della Sardegna, abbiamo rappresentato la Sardegna con i suoi problemi, non limitati ai problemi artistici. Ed ieri, e abbiamo saltato già da tempo il problema della gallina, all'università è organizzata una festa popolare, diciamo così, a livello provinciale. Gli unici rappresentanti erano di questi San Sperate. Alle assemblee stanno discutendo di questo fatto di San Sperate, quindi piano piano mi sembra che si stia generalizzando certe cose che facciamo. È chiaro che poter generalizzare al massimo tutto questo è un'impresa molto ardua. Noi intanto però stiamo lavorando. Ed è significativo il fatto che siamo riusciti ad organizzare la cooperativa adesso che abbiamo in mano un giornale. Sappiamo quanta gente si trova nelle condizioni che tu hai accennato di sottomissione a tutti, per colpa di certi mezzi di propaganda. Noi siamo riusciti ad avere un foglio,
oltre ad altre possibilità di comunicazione. Siccome siamo molto ottimisti, ecco, speriamo domani di avere una radio in mano, tipo anche Radio 24 Ore, per esempio, che bene o male dice delle cose che servono a svegliare la gente. Se si riesce ad agganciare certe strutture sociali che ci sono, nelle quali ci sono anche i soldi, da quello un po' che mi risulta, e poterli sfruttare per continuare tutte queste attività, penso che non saranno 10.000, ma tutta una volta, piano piano, riusciremo a sensibilizzare anche altra gente. Dico, il problema che ho accennato prima di poter anche proporre una bozza di legge popolare, così, è un fatto che intanto qui in Sardegna non è mai venuto, e questo potrebbe dare spinta e sensibilizzare la gente anche ad affrontare alla base altri problemi che non siano limitati soltanto né a Sasperata né alla Sardegna. Dico, nel molto piccolo penso che noi stiamo facendo molto. Comunque una cosa dovrebbe fatta... essere brevissimo, perché stiamo ormai alla cioè fine. Comunque una cosa va per scontato, che questa cooperativa non andrà per vie traverse, cioè per vie clientelari, a chiedere i suoi contributi che ad ogni cooperativa le dovrebbero spettare di diritto. Quindi siamo con quelli che chiedono per diritto i fondi necessari ad una politica della cultura in Sardegna. Cioè, diciamo che siamo all'interno delle istituzioni, ancora una volta. Io qui devo tagliare veramente la parola a tutti, perché il nastro è finito, però non significa che sia finito nel senso che è finito oggi, semplicemente. Ci rincontreremo ancora una volta, come capita spesso. Di altre volte. Certo. Come capita spesso, le cose importanti e interessanti vengono fuori sempre alla fine. Comunque ci sentiremo ancora la prossima volta. Vi ringrazio per la collaborazione e ci sentiamo alla prossima. Abbiamo trasmesso Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.